Come promesso, proviamo a vedere come fare delle texture sugli sculpted prime. Quindi entriamo nel nostro Blender e costruiamo per prima cosa un oggetto. Quindi clicchiamo, costruiamo l'oggetto più semplice possibile, che è, nel nostro caso sarà una sfera. Costruiamo la sfera, 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 eccola qua. A questo punto, su questa sfera dobbiamo definire dei materiali. Per definire dei materiali dobbiamo andare qua sotto, vedete che abbiamo Shading o F5, selezioniamo lo Shading e abbiamo Links and Pipeline. Links and Pipeline, facciamo Add New, abbiamo un nuovo materiale, questo materiale lo chiamiamo rosso, quindi essendo rosso vuol dire che lo vogliamo fare di colore rosso, quindi cliccando qua possiamo, allora qua è rosso, zac. O se no, lavorando qua possiamo avere il rosso puro. Uscendo da qua abbiamo il rosso. Ma noi vogliamo avere almeno due materiali per poter cominciare a fare un po' di mestieri, no? Cioè per distinguere. Quindi, sempre su Links and Pipeline, andiamo qua. Vedete che c'è il nostro precedente materiale. Facciamo un nuovo materiale e questa volta lo chiamiamo blu. Blu, essendo blu, vogliamo farlo blu. Quindi andiamo più o meno qua, lo facciamo da qua che è più facile, facciamo un ottimo, splendido blu, questo, ed è questo il blu, quindi abbiamo due materiali. Okay? Allora a questo punto vogliamo fare in modo tale che alcune facce di questa sfera siano colorate in rosso, adesso sono tutte colorate in blu, o viceversa, poi vedremo che si può fare tutto quello che vogliamo. Ad esempio se vogliamo che tutta la sfera sia di un altro colore, basta che noi modifichiamo, andiamo in rosso, ecco, e facciamo la sfera rossa con alcune facce in blu. Andiamo in Edit Mode, vedete che abbiamo tutte le nostre mescine, andiamo in modalità frontale, tastiera numerico 1, così possiamo vederle. Selezioniamo con delle facce. Quindi qui abbiamo premuto la rotellina centrale per vedere tutte le nostre opzioni, facce, e qua selezioniamo questa faccia e quest'altra faccia, due facce selezionate e vogliamo che siano colorate di blu. Per fare ciò dobbiamo entrare in editor, quindi andiamo in editor. E su questa andiamo a cercare Link and Materials, che era prima. Adesso vedete che sono rossi. E noi però possiamo dire che queste due facce sono blu. Quindi vedete che abbiamo due materiali associati all'oggetto. Allora, il passo successivo è quello di produrre una texture che, una volta modellato sull'oggetto, vedete che qui abbiamo la nostra il nostro sculpted map, e vedete che le due immagini blu, queste qua, dovranno poi comparire blu nella corrispondente immagine. Quindi dobbiamo produrre un'immagine nuova che contiene soltanto la texture. Per fare ciò dobbiamo essere sicuramente in object mode, ok? Se non siete in object mode non funziona. Qui dobbiamo essere in modalità sempre editing. E dobbiamo generarci una nuova UV texture, quindi generiamo una nuova UV texture, abilitiamo questa e questa UV texture la chiamiamo texture, giusto per capirci. Una volta generata questa UV texture, dobbiamo proiettare questa texture su una nuova immagine, che non è questa, dovrà essere un'immagine nuova. Quindi dobbiamo fare una nuova immagine nuova, ci accertiamo che sia 1024x1024. Qui usiamo la rotellina per vederla bene, vedete perché è troppo grossa. E a questo punto dobbiamo renderizzare questa texture qui, quindi ci aspettiamo di trovare in diagonale queste due chiazze blu. Come facciamo a farlo? Dobbiamo andare in render, andiamo Bake Render Mesh, attenzione, non il Bake Sculpt Mesh che abbiamo usato prima, ma quello standard di Blender, e facciamo texture only. Ok? Se non vediamo niente, non abbiate paura, facciamo tab. Tab, abbiamo visto già che può essere una bellissima cosa perché fa apparire l'immagine. Infatti, se vedete l'immagine, l'immagine adesso è quella con queste due chiazze che compaiono lì. Se
se vogliamo che anche un'altra chiazza sia selezionata, cioè che sia del colore desiderato, la selezioniamo, vedete che è selezionata questa, e anche qui facciamo lo stesso mestiere, quindi diciamo che questa chiazza in realtà è blu. E per riottenere l'allineamento ripetiamo il render, quindi bake render mesh, texture only, e vedete che è comparsa anche questa cosa. Adesso queste sono immagini estremamente elementari, se avessi fatto delle mesh complicate, qui avrei ottenuto tutta la texture adeguata. Comunque questa è la base, una volta che avete questa immagine la salvate e la importate su Second Life e ottenete l'effetto desiderato. Quindi vi aspetto la prossima volta con almeno queste basi. E ricordatevi di seguire tutti i passi, quindi seguire bene quando siamo in editing, che servirà per fare la texture, e quando siamo in shading per inserire i vari materiali. Grazie, ciao.